tutti. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da, si sente? Penso sì. Presieduta dal provinciale dei Cappuccini Puglia, padre Francesco Neri, ci accingiamo adesso a sciogliere nuovamente nel canto la preghiera e suggellare così la fine dei festeggiamenti, almeno per quest'anno, in onore della nostra compatrona, la Madonna della Mercede. E tra qualche istante daremo dunque il via al canto della Salve Regina, per la seconda volta in 3 giorni. Campi, infatti, come sapete certamente, ha questa particolarità di essere l'unico paese, l'unica realtà in cui la Salve Regina viene eseguita per ben 2 volte nella stessa festa. Quindi questo è un privilegio di cui noi campioni godiamo, probabilmente proprio per questo motivo siamo molto affezionati e molto legati a questa preghiera e a questa melodia composta dal nostro concittadino, il maestro Antonio Cappello. Evento nell'evento questa sera, il fatto che ad essere protagoniste della Salve Regina, del canto della Salve Regina, sono 2 artiste di Campi. A memoria d'uomo io non credo che si possa ricordare che a cantare la Salve Regina sia stato un soprano di Campi, almeno abbiamo fatto una piccola ricerca così molto empirica, questo non succede da tantissimo tempo. Quindi certamente questa sera noi seguiremo il canto della Salve Regina con un trasporto e con un'attenzione più particolare, proprio perché è cantata da un soprano di Campi. A questo si aggiunga che la direttrice d'orchestra, che appunto dirigerà la Filarmonica del Salento, la banda musicale che è qui alle mie spalle, e anch'essa di Campi, quindi certamente abbiamo un privilegio assoluto questa sera. Campi ha la possibilità di godere di questa particolarità. Io non voglio abusare oltre della vostra pazienza e della vostra resistenza al freddo, per cui passo immediatamente a leggere il curriculum delle 2 artiste. Il soprano, come detto, Elena Mignone, è nata a Campi e si è diplomata nel 1998 in pianoforte sotto la guida della professoressa Anna Pranzo Zaccaria presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce in qualità di allieva interna. Si è poi perfezionata sotto la guida dei maestri Lupo e Schiripa. Si è laureata con lode in scienze della formazione discutendo una tesi sulla didattica della musica e ha conseguito il diploma di frequenza e partecipazione al Corso Nazionale di Formazione L'educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni, secondo la Music Learning Theory di Edwin Gordon, che è organizzato dall'AIGAM, che è l'Associazione Italiana Gordon per l'apprendimento musicale, gemellata peraltro con il Gordon Institute di Michigan, tenutosi a Roma. Si è diplomata poi in didattica della musica presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli e conseguendo l'abilitazione all'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Diplomata brillantemente in canto nel 2008 presso il Conservatorio Tito Schipa sotto la guida del maestro Maurizio Picconi, il suo repertorio spazia dalla musica rinascimentale a quella del Novecento, sia operistica che cameristica. Concertatrice, vice direttrice e pianista accompagnatrice del coro comunale di Campi Salentina Polifonica Santa Maria delle Grazie e pianista inoltre accompagnatrice per il circolo Berkeley di Lecce dal 1996 e per l'AIDE, che è l'Associazione degli Insegnanti Europei. Elena Mignone si è poi esibita in qualità di soprano solista e di informazioni corali in varie manifestazioni pubbliche e concerti, riscuotendo vivissimi consensi di pubblico e di critica. Collabora con l'ensemble Concentus, che è uno dei gruppi da camera della Fondazione Ico Tito Schipa di Lecce, è specializzato in musica antica, fondato dal maestro Maurizio Ria. Vincitrice del concorso internazionale Magnificat Lupie nel 2009, attualmente si sta perfezionando sulla musica vocale da camera sotto la guida della docente Amelia Felle, dedicandosi con entusiasmo al repertorio cameristico italiano, francese ed alla liberistica. Come detto, ad accompagnare questa sera Elena Mignone sarà la banda musicale Filarmonica del Salento, diretta nella circostanza, come detto, dal maestro, si dice così, Vincenza Ballivo. Vincenza Ballivo è nata a Campi Salentina e ha iniziato lo studio del pianoforte in giovanissima età con la professoressa Emanuela Pellegrino. Nel 2001 ha intrapreso gli studi di canto presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, dapprima sotto la guida della professoressa Serafina Tuzzi e poi della professoressa Antonietta Cozzoli, con la quale ha conseguito il diploma con il massimo dei voti. Come mezzosoprano si è aggiudicato nel 2006 il secondo premio al concorso europeo di musica Città di Altamura e nel 2007 ha partecipato alla masterclass di perfezionamento per cantanti, logopedisti e attori svoltosi a Metaponto.
Nell'ambito della rassegna concertistica Estate al Chiostro 2009, organizzata dal Conservatorio di Monopoli, è stata la baronessa nell'allestimento dell'opera Il Cappello di Paglia di Nino Rota, per la regia del maestro Giovanni Guarino e la direzione del maestro Giovanni Pelliccia. Ha preso parte poi come solista all'esecuzione in forma di concerto dell'opera Tremonisce di Scott Joplin e nel repertorio sacro ha cantato sempre come solista la Petite Messe Solennelle di Rossini nella Cattedrale di Noci. Ha inciso poi nel 2008 insieme alla Scuola Cantorum di Nicola Vitale il CD Virgo Mater, cantando come mezzosoprano solista le musiche di Frisina con la recitazione di Claudia Collo, madrina di quell'evento. Nello stesso anno ha collaborato poi alla realizzazione di un altro CD di canti sacri con Albano Carrisi. Dal 2007 è artista del coro lirico di Lecce, con il quale ha già all'attivo numerose esecuzioni. Ed è anche, certamente lo saprete anche voi, componente del coro polifonica Santa Maria delle Grazie di Campi. Attualmente frequenta l'ultimo anno del corso di laurea di secondo livello di canto lirico con il soprano Carmela Apollonio. Si perfeziona con il tenore Salvatore Cordella ed è iscritta al terzo anno di composizione. Si sta avviando allo studio di direzione d'orchestra con il maestro Alessandro Zignani. Affidiamo dunque alle note della Salve Regina le nostre speranze e le nostre aspettative. E subito dopo accompagneremo con gioia ma anche con il massimo raccoglimento la statua della Madonna all'interno della collegiata Santa Maria delle Grazie e quindi chiuderemo così la festa della Madonna della Mercede. Io permettetemi di lasciarvi con un brevissimo messaggio perché l'ho letto e mi sembrava abbastanza calzante a questo evento e soprattutto significativo per il valore espressivo che possiede. È un messaggio lasciato dalla Madonna di Medjugorje a una delle veggenti e dice così: cari figli, desidero dirvi che vi amo. Vi amo con il mio amore materno e vi invito ad aprirvi completamente a me affinché io possa, attraverso di voi, convertire e salvare il mondo. Perciò, cari figli miei, apritevi completamente a me affinché io possa sempre di più guidare tutti voi verso quel meraviglioso amore di Dio Creatore che vi si rivela di giorno in giorno. Io sono con voi e desidero rivelarvi e mostrarvi il volto di Dio che vi ama. Ecco, io credo che non ci sia bisogno di aggiungere alcun altro commento, che la Madonna che noi veneriamo sotto il titolo della Mercede possa accompagnarci sempre nel nostro agire quotidiano e possa ispirare sempre le nostre azioni. Io, grazie, vi auguro un buon ascolto, vi lascio al canto della Salve Regina e chiamo qui sul palco innanzitutto la direttrice d'orchestra, il maestro Vincenza Ballivo. Il soprano Elena Mignone.
Grazie.